Ciao a tutti amici di Maver, finalmente è tornato il bel tempo e siamo tornati qui fuori per fare un video ABC della pesca. Oggi parleremo di come montare un kit della Rubesien, che è un arcano che di una semplicità estrema, però tanti pescatori mi scrivono su Facebook oppure Messenger per sapere proprio come montare un kit della Rubesien. Allora, in questo caso prendiamo un kit semplicissimo, che è un MVR 100, un kit da carpe che può essere tranquillamente utilizzato nel carpodromo. Iniziamo a montarlo. Allora, come prima cosa estraiamo il quarto pezzo e lo mettiamo da parte. Dopodiché ci rimangono in mano i primi due pezzi del kit, che sono l'abitip e il terzo pezzo. A questo punto cosa si fa? Si prendono le nostre forbici e si fa un taglio della cima fino a quanto la boccola ci permette di tagliare. Io l'ho già segnato per essere più comodo. Il carbonio, una volta che con le forbici viene leggermente segnato, è facilissimo, come potete vedere. Si taglia perfettamente in maniera netta, questo perché questo kit ha un'altissima percentuale di carbonio. Dopodiché si prendono le nostre boccoline in PTFE, in questo caso è una boccola della misura 3.1 interna, e si va a montare sopra il nostro kit. La boccola per comodità deve essere montata semplicemente a pressione, senza nessun tipo di colla. Come potete vedere, basta premere e la boccolina si va perfettamente a incastrare nel nostro kit. A questo punto prendiamo l'elastico cavo, in questo caso è un dual core nella misura del 2,5. Apriamo la nostra confezione, che è una confezione da 5 metri, e ne srotoliamo circa 1,5 metri, quindi facciamo in maniera un po' empirica 1,5. Prendiamo sempre le nostre forbici, tagliamo. Dopodiché basta fare anche qui una semplicissima asola . Si bagna leggermente l'elastico di modo che il nodo non si vada a bruciare con la frizione . Tagliamo l'eccedenza . Prendiamo un connettore con scaletta della misura adatta per essere bloccato sul terzo pezzo e connettiamo l'elastico alla nostra scaletta, semplicemente infilandolo in questo modo. Come potete vedere, l'operazione è stata semplicissima. A questo punto prendiamo il nostro terzo pezzo e andiamo a inserire l'elastico dal fondo. Ecco fatto. L'elastico è inserito. A questo punto noi prendiamo, per essere più comodi, una rotella col nostro filo di ferro, nostra spirale che abbiamo già utilizzato nel video di come si monta uno schioppino. Entriamo con la spirale dalla punta, quindi da dove c'è la boccolina, ok? Entriamo. La spirale ci serve solo unicamente per rendere l'operazione più veloce, ok? E più semplice da fare. Come vedete, la spirale è uscita dal fondo del nostro abitip. Catturiamo l'elastico con la spiralina
in questo modo qui, e proprio con la spirale noi l'andiamo a richiamare fino a quando non ci esce dalla boccola. A questo punto l'elastico è già montato sul kit e si fa un'operazione ancora più semplice per bloccarlo. Cosa si fa? Si fa un piccolo nodo proprio semplice semplice, guardate, tac, qui nell'estremità, lo si tende leggermente, poi si prendono i nostri MVR Dacron Connector, che sono dei connettori per connettere l'elastico alla lenza, lo estraiamo dalla sua confezione, dalla sua sede, e a questo punto, come potete vedere, l'MVR Dacron Connector è già predisposto, non so se si vede dal video. Non si fa altro che ingrandire leggermente il buchino in questo modo qua. Si prende l'elastico, si fa entrare all'interno del nostro MVR Dacron Connector. Ecco fatto. Si serra il Dacron e non si fa altro che tirare giù la pallina di protezione. Ecco fatto. Quando la pallina è stata tirata giù, si prendono le forbici, si taglia il solito pezzettino in eccedenza e il nostro kit è perfettamente montato e pronto per essere utilizzato nella nostra sessione di pesca. Questo è il video ABC di come si monta l'elastico su un kit da Rubesien. Continuate a seguirci per i nostri video ABC su YouTube, Facebook, Instagram e andate a visitare il nostro sito www.maver.net. Ciao a tutti e ci vediamo in gara!